La condanna delle violenze e degli scontri contro le forze dell'ordine nei cantieri dell'alta velocità in Val di Susa, le strategie per evitare nuove tensioni con i manifestanti no TAV. È quanto emerge dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato oggi in Prefettura a Torino. Un vertice presieduto dalla Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e a cui partecipa il Capo della Polizia Lamberto Giannini. L'apertura di un secondo cantiere della Torino-Lione nei giorni scorsi ha riacceso le proteste dei no TAV. Il 31 luglio manifestanti incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte. La recinzione viene aperta con delle cesoie e poi il violento attacco alle forze dell'ordine. Pietre, fumogeni, bombe carta. Più di 3 ore di scontri, 2 agenti vengono feriti. Violenze che mettono in pericolo l'incolumità delle forze dell'ordine e che nulla hanno a che vedere con il diritto di manifestare liberamente, ha sottolineato la ministra dell'Interno. Abbiamo fatto un punto anche sulla situazione che abbiamo rilevato a Chiomonte, quindi su questo con un ringraziamento dovuto alle forze di polizia per l'impegno che mettono per la sicurezza del territorio. Alcune decine di militanti no TAV si sono riuniti a Piazza Castello alzando cartelli contro l'opera.